canta La guerra di Piero, la guerra di un giovane militare come tanti che sta affrontando il momento più tragico della sua vita. Lo implora di fermarsi prima che sia troppo tardi, prima di avere in cambio una croce. In guerra molti sono morti e molti sono tornati, diventando testimoni dei fatti tragici che i libri di storia ci raccontano. Noi abbiamo il nostro Piero, il signor Piero Guerra, che ci ha parlato dei momenti più significativi della sua guerra, quella avvenuta 70 anni fa durante la Seconda Guerra Mondiale, quando era nel pieno della sua età più bella. Il signor Piero Guerra è nato a Gualdesarino il 1 dicembre 1920. Ha iniziato la sua vita militare l'11 marzo 1940, non è ancora ventenne, ed è tornato a casa il 7 agosto 1945. Oggi è un tranquillo maestro in pensione e vive da novantenne nella sua Gualdo, ma purtroppo i 5 anni passati in guerra non li ha mai dimenticati. Noi, alunni della scuola media Franco Storelli di Gualdo Tadino, abbiamo raccolto la sua testimonianza in un'intervista. Ci ha parlato del suo servizio militare, prima a Mantova, poi a Fano, in preparazione del suo incarico come avvistatore e segnalatore di aerei in Albania. Avevo 19 anni e 3 mesi e sono stato mandato a Mantova. A Mantova sono rimasto un anno e mezzo, anche meno. Stavo in caserma e ha incontrato i gualdesi, sì, certo, ho incontrato un gualdese di Roveto. Sono stato mandato a scrivere in un ufficio militare, scrivevo a macchina, vivevo in caserma con tutti gli altri militari. La sera uscivo, in libera uscita, e ritornavo a dormire in caserma. Ero insieme con un gualdese, era un certo Santini. E qui c'è stato un tenente che mi ha parlato. Il tenente mi veniva a vedere quanto scrivevo a macchina e mi diceva che cosa studi, che cosa fai, e nel frattempo mi dava i consigli, mi diceva l'80 Fanteria era il reggimento mio, sarebbe andato in Russia col colonnello Chiaromonti e mi diceva: ma tu non vai, cerca di non andare in Russia. Come faccio? Dice: c'è una richiesta di 2 militari formare una nuova compagnia per l'Albania. Avevo un po' paura della Russia, c'era la guerra in pieno. Ho accettato di andare a formare questa compagnia. Sono andato a Fano, perché era a Fano che si formava la compagnia di 150-200 uomini. E io sono andato a Fano. A Fano ci hanno dato i vestiti pesanti. Fano, in confronto all'Alta Italia, era più comodo. Il suo ricordo più caro è stata una piccola fuga dal suo reggimento prima di andare in Albania con l'amico Giacomo Santini per salutare la famiglia. Pensavo, parto dall'Albania e non saluto mamma o i miei. Sono partito con l'amico in bicicletta da Fano, con tandem. E lì, col tandem, sono andato con un Santini che era un mio amico e facevamo lo stesso percorso. Abbiamo fatto in tandem e abbiamo preso alle 5 della sera di un sabato e poi abbiamo preso la Via Flaminia e siamo cominciati a partire. Era fatica in bicicletta, guidavo io e guidava lui. Quando guidava lui, io ero dietro e pedalavo meno. Siamo passati
tutti i paesi, la Qualagna, il Furlo, vestiti da militari, e stavamo attenti che i carabinieri non ci fermassero, perché se ci mettevano saremmo stati puniti. Fermati a mangiare a Cagli, un'osteria, e poi abbiamo ripreso la strada e a mezzanotte siamo arrivati a casa. Questa fuga gli costò 8 giorni di prigione, ma ci ha anche detto quanto fu bello per lui ritornare a casa e salutare la mamma prima di partire per la guerra. Lui ha proseguito, è andato a Roveto, e io ho riabbracciato i miei parenti, la mamma. Quando siamo ritornati, ci siamo stati puniti. 8 giorni di prigione. Dovevamo fare l'istruzione la mattina e il tempo libero dovevamo passarlo in prigione. E poi, dopo un mese quasi di istruzione, un giorno la mattina siamo dovuti partire col treno, tutti 150-200 uomini, e siamo andati al Bari. C'erano le Croce Rossine che cedevano il caffè, i cioccolatini alla stazione. Poi dopo 2 o 3 giorni una nave ci ha portato a Durazzo. A Durazzo era notto e c'era un bombardamento. Siamo dovuti scendere dal traghetto e siamo andati in un campo, era allagato e c'era l'acqua, e siamo andati in mezzo all'acqua, tutti bagnati, e poi siamo andati a dormire. A dormire eravamo tutti stanchi in un capannone. E poi siamo partiti per Tirana col camion. Era un po' pericoloso, perché alla notte gli aeroplani, gli inglesi, ci bombardavano. E stavamo in una tenda grande, in 8 o in 6. Questa tenda era in cima a un monte. Eravamo collegati col telefono, con il comando nostro. Il comando nostro c'era la radio, con la radio trasmettevano a Tirana. Se sentivamo il rumore di aeroplani, dovevamo telefonare al comando. C'era un tenente. E dovevamo dire la direzione dell'aeroplano e quanto era grande, che modello era. C'eravamo 2 cani e proprio anche questi 2 cani prendevano la razione come noi, e noi andavamo al comando. Erano 8 persone e 2 animali, 2 cani. E i cani ci aiutavano un po'. Il tenente colonnello, che alle mattine alle 6 venne sul posto con un soldato, con un autista, e noi non eravamo in servizio, eravamo tutti a dormire, perché alla notte era un vento forte, e avevamo tenuto la tenda perché se la portava via il vento. E questo tenente ci fece un interrogatorio, questo colonnello ci fece un'interrogazione, e ci fu
e io comandavo quel posto e mi punì a me perché non avevo lasciato i soldati a guardia. Ci rimisero un po' i cani perché abbagliava a tutti gli zingari. Questo colonnello non aveva abbagliato, allora punito anche il cane. Il signor Piero fu testimone di un tragico atto di eroismo di due piloti italiani in missione di guerra. Sul confine della Jugoslavia. Una mattina erano verso le 10, le 11, eravamo sul posto di avvistamento e eravamo che si chiamava Omesci, era un paesino piccolo, c'era il mercato e noi eravamo 8-10 militari e c'erano insieme due albanesi militari con noi. Quando si sentì un aeroplano che veniva e noi uscimmo tutti dalla casa. Era una casa, era una stalla quasi, era una stalla. Seguivamo questo apparecchio che era italiano, era un apparecchio leggero. Atterrava, però andava verso le linee slave, no, eravamo sul confine. Allora ci sbracciavamo tutti quanti indicando che che eravamo sul confine, che era la nostra terra dove atterrare. E allora questo aeroplano pensò di atterrare. Avevo un binocolo e seguivo questo aeroplano. E vedo da questo aeroplano se fu buttata qualcosa. Non sapevo che cosa avessero buttato. E allora l'aeroplano stava per toccare la terra, ha toccato i sassi e andò giù di testa e si è chiusa. E in questo momento la fiammata l'avvolse. Io avevo un compagno pensando di dare aiuto a questi. Cominciai a andare sulla strada e quando sentimmo che ci sparavano addosso per colpirci gli slavi. Per andare dove era caduto l'aeroplano dovevamo andare oltre un fiume che si chiamava il Drin. Il Drin era un fiume grandicello, però noi abbiamo tentato di passare, però con l'acqua fino alle gambe, l'acqua ci portava via. E allora abbiamo dovuto aspettare 20 minuti, una mezz'ora. E allora abbiamo dovuto aspettare e andare a valle. E così il fiume si allargava e con l'acqua più bassa siamo dovuti passare. Però abbiamo perso una mezz'ora e poi siamo arrivati e l'aeroplano ancora bruciava. Erano di stoffa le ali, era di stoffa verniciata ed argento. Sono arrivato e c'erano due persone, ancora si vedevano persone, erano nude, erano tutti bruciati i vestiti. E allora
erano morti. Allora c'era una catena che veniva dal collo di una, mi sono arrampicato e mi sono scottato perché bruciava l'aeroplano ancora e ho tirato la catena. La catena ha portato via la pelle. Ho trovato la macchina fotografica che aveva buttato via un'altra persona, uno dei due era il pilota, era un maresciallo quest'altro era un ufficiale. E dopo ho consegnato tutto, quella macchina fotografica e il piastrino all'ufficiale, al cappellano militare. E lui ha scoperto chi era questo persona. Era un marchese di Roma, il marchese Teodoli, è stata data a questo la medaglia d'oro al valore. E poi dopo è successo che io, quando sono venuto via, con la baionetta, col coltello, ho tagliato quella tela solo sulla punta dell'aereo. Era così grande e non era bruciata. E allora ho detto, adesso per ricordo anche per mio, taglio questa tela e me la porto via. Era come un cimelio che portavo via. Dopo 2 anni e mezzo sono ritornato a casa dalla prigionia e sono stato messo in contatto con la Croce Rossa, internazionale e mi ha dato l'indirizzo, di questa medaglia d'oro. E ho scritto alla famiglia a Roma e è venuto il babbo di questo ufficiale e allora è venuto a Casale. E ho voluto sapere com'era morto questo, e io ho detto che era morto bruciato, infatti erano tutti e due bruciati, si vedeva una persona che stava qui, era bruciato, non aveva bruciata una mano di uno e un piede dell'altro, un piede del pilota. E così ho detto al babbo, e il babbo mi ha ringraziato, mi ha detto, mi ha abbracciato e poi mi ha detto cosa volevo. Io ho detto non voglio niente perché non ho fatto niente. I ricordi del signor Piero continuano. Dopo quasi 3 anni di permanenza in Albania, arriva finalmente l'8 settembre 1943, il giorno dell'armistizio per l'Italia. Inizia la speranza di tornare a casa per i soldati italiani. Per il signor Piero questa speranza si trasforma in un incubo. Deportazione e prigionia a Dortmund, in Germania. Prima in un campo di concentramento o smistamento, poi in un campo di lavoro. L'8 settembre non stavo più sui posti di avvistamento aereo. Ero riandato a Tirana, al centro, perché dovevo andare al corso ufficiale. Era del 45, del 43. Dovevo andare luglio, agosto e settembre. Era 3 mesi e dovevo stare in compagnia perché dovevo essere promosso ufficiale. Alla fine di settembre dovevo essere promosso
l'8 settembre, quando è stato l'armistizio, ero nella compagnia e i soldati hanno cominciato a dire l'armistizio. E l'armistizio a Tirana, siamo usciti e erano le strade piene di soldati e di ufficiali e c'erano pochi i tedeschi. I tedeschi erano 200 in tutta Tirana e i tedeschi avevano preso subito il comando dell'aeroporto e degli uffici principali. Dopo una settimana abbiamo saputo che ci avrebbero portato a casa, però in treno, e dovevamo camminare 200 chilometri per andare verso la Bulgaria, e lì c'era il treno che ci avrebbe portato in Italia. I ricordi più brutti di Piero? Col treno e ho detto che era una pena salire sul treno perché non c'era posto e dovevamo erano i vagoni scoperti, poi dopo c'era l'aria fredda e ci facevamo il tetto del vagone con i teli da tenda e piano piano siamo passati e col treno siamo andati a Belgrado e poi dopo abbiamo passato il Danubio, la Sava, poi prima di andare verso Trieste abbiamo deviato andare e abbiamo domandato alla sentinella perché la sentinella ha risposto che era caput, era la ferrovia rotta per l'Italia. E allora siamo andati in Ungheria e poi piano piano siamo finiti in Austria, a Vienna, e qui abbiamo capito perché non ci portavano in Italia, ma ci portavano in prigione, anziché venire in Italia, hanno deviato e ci hanno portato a ovest della Germania, a Dortmund, e lì ci hanno preso. C'erano tutti. Italiani, francesi, c'erano gli italiani, era ingolfato perché gli italiani erano i treni, tutti arrivavano in Germania. E nel campo del concentramento erano 3.000 soldati e poi 3.000 soldati e mangiavamo una volta al giorno. C'erano una rete che si stringeva piano piano un corridoio e proprio questo corridoio c'erano le marmitte di pasta e allora piano piano i 3.000 piano piano si metteva noi alle 10 cominciavamo a andare questa e camminavamo poco, dopo due ore ci trovavamo in linea. Pesavo 48 kg quando sono stato liberato dagli americani. Sognavo sempre di mandare tutte le notti
poi i polli, poi andavo col treno in Germania, abbiamo visto aeroplani che si gettavano giù con le paracadute, e erano gli americani che, e poi dopo sparavano, i tedeschi sparavano, ammazzavano questa. Non era un campo di punizione, era un campo, era un campo di lavoro, un campo tutti eravamo 200, quando era al campo di concentramento siamo fuggiti perché dormivamo fuori con un cappotto sulla testa e poi siamo stati una settimana, 10 giorni con questo sistema. Ci ha avuto una grande impressione, io, che un giorno che stavo lì a vedere, dei soldati russi avevano preso un morto e lo infilzavano con un palo e lo mettevano su questo palo, lo mettevano su un carretto. E io gli ho detto, ma lei dice è morto questo. Porca miseria, se è moro te infilzano, te buttano e te vanno a bruciare. E allora io ho avuto tanta impressione. E allora alla mattina ho detto se viene una persona che vuole così, andiamo via. E allora la mattina dopo è venuto un signore, un ingegnere della fabbrica, che voleva 50 persone. Andiamo in periferia. Cos'è questa fabbrica? Di trasformatori elettrici. E in fabbrica c'erano dei cortili con baracche. E a noi ci ha dato una baracca grande, c'erano piene di baracche. E su queste baracche c'erano 200 donne russe che venivano in fabbrica a lavorare. Io avevo Tatiana, una mia aiutante, Tatiana, che io qualche volta con la fiamma ossidrica facevo così, facevo, e lei mi doveva tenere una piastra che il rame non scolasse. E allora qualche volta mi faceva arrabbiare, mi faceva, e allora io gridavo e lei piangeva e mi dispiaceva così tanto. Io poi dopo le facevo la carezza e lei mi diceva che non dovevo sgridare. Era Tatiana. Un incontro d'amore con una bella ed elegante signora compagna di un ufficiale tedesco. Gli anni carichi di gioventù. Dei cadaveri dei soldati italiani morti ad Argiro Castro da parte di alcuni connazionali. Molti dei ricordi di Piero sono stati raccolti in un libro scritto da lui, chiamato La guerra di Piero.